Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio, benvenuti, partiamo con la nostra intro. Cara community del bar del calcio, bentrovata, ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video, avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo come di consueto ragazzi che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il bar del calcio. Subito un appello faccio, in descrizione tra le tante cose trovate anche il numero di telefono. Salvatevelo in rubrica, mandate audio tutte le volte che volete, soprattutto in questo periodo, perché appunto ci sarà modo per voi per mettervi in contatto appunto con noi, perché questa notte partiamo per Auronzo di Cadore e quindi è importante, se volete rimanere in contatto con noi, appunto messaggiare, mandare messaggi e quant'altro. Vi dico il mio stato d'animo, che non va confuso con il mio pensiero e il mio volere. Cerco di spiegarmi meglio, perché forse magari nell'ultima live di ieri pomeriggio posso anche essere sembrato sgarbato, però credetemi, se c'è una cosa che io non sopporto è quando mi si mettono in bocca delle cose che non dico, o quantomeno si descrive il mio volere, il mio pensiero quando non corrisponde a realtà, ok? Però voglio andare per gradi. Io questa mattina non mi sono svegliato bene per niente, ve lo dico proprio sinceramente. Ho aperto gli occhi e mi sono detto: porca miseria, non è possibile, Ciro Immobile non è più un giocatore della Lazio. Cioè, per farvi capire l'impatto che può avere su uno di 50 anni come me. Nonostante, lo sapete benissimo, io sia profondamente innamorato solo di una cosa, per me esiste solo la maglia, per me esiste i colori, la nostra storia, quella, guai che me la tocca, tutti gli altri, è anche la natura, no? È la natura delle cose, tutti gli altri passano, però c'è chi scrive indelebilmente, mette il marchio indelebilmente nella storia della Lazio. È capitato a Giorgio Chinaglia, è capitato a Giuliano Fiorini, a Beppe Signori, Paolo Di Canio, tantissimi giocatori. E beh, Ciro Immobile occupa le vette di questa particolare classifica, di questa speciale classifica, occupa assolutamente le parti più alte, perché Ciro Immobile è colui che ha segnato più gol in assoluto nella storia della Lazio, ha messo una marea di record, ha scalzato quel Silvio Piola che dominava incontrastato e che da tutti era dato come irraggiungibile e impossibile da raggiungere nelle speciali classifiche dei bomber di tutti i tempi della Lazio. Invece lui lo ha fatto, lui è riuscito in un'impresa a suon di gol, ragazzi. Ciro Immobile ha dato tantissimo alla Lazio, ha dato e ricevuto tanto dalla Lazio, ma non dimentichiamo le tantissime volte che si infortunava, gli davano un mese d'assenza e dopo due settimane già ristava in campo a stringere i denti, quindi non dimentichiamo mai e poi mai quanto ha dato Ciro Immobile, riconoscenza infinita, sempre e per sempre. Però in questa vicenda di Ciro Immobile, onestamente, ci sono tante cose
che non sono andate per il verso giusto. Tantissime. La prima, e così faccio ancora più chiarezza sul mio pensiero, Ciro Immobile era da vendere già l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso Ciro Immobile era da vendere, era arrivata quell'offerta mostruosa alla Lazio, e a lui, e la Lazio lo doveva lasciare andare via. Ricordate il famoso colloquio ad Auronzo di Cadore tra Picchioni, Sarri e Immobile per decidere il futuro del giocatore, e da lì poi Ciro decise di rimanere. Ma Ciro per me era un giocatore finito già dall'anno scorso, era troppo evidente il cambio di passo, il passo lento che aveva rispetto agli avversari, macchinoso, ogni scontro che aveva con i giocatori avversari cadeva a terra, non aveva più resistenza, non aveva più scatto, gli era rimasto qualcosa del fiuto del gol, perché quella è una dote naturale che tu hai, il gol è una cosa naturale, non è che quando c'hai 40 anni ti passa il fiuto del gol, se ti capita una palla buona la butti dentro ancora. Ma Ciro Immobile è stato Ciro Immobile non solo per i gol, perché Ciro Immobile in campo era uno che non si fermava mai. Io chiedo scusa se parlo al passato, ma per me è così. Andava appresso a tutti, arrivava a metà campo, arretrava a metà campo a prendere palla, smistava, ripartiva per attaccare lo spazio. Cioè Ciro si faceva un mazzo tanto in campo, il vero Ciro. Ragazzi, Ciro Immobile era 2 anni che aveva fatto chiaramente capire, ma non lui, il suo fisico, che era arrivato al capolinea. E io l'anno scorso, quando Ciro non è partito, mi sono imbufalito, perché era il modo migliore per finire questa storia, perché so come è fatto l'ambiente romano, lo conosco. Ciro Immobile divide, prima univa, ma già dall'anno scorso Ciro Immobile divideva chi era pro e chi era contro. Sapete come siamo fatti, no? Ho parlato spesso di questa situazione. Nell'ambiente Lazio siamo tutti, siamo fatti per essere divisi, per dividerci in fazioni. È per questo che spesso siamo facilmente attaccabili. C'è poco da fa'. Ciro è rimasto un altro anno e ha commesso un gravissimo errore, sia lui che la Lazio, perché nel corso di quest'anno sono successe tante cose negative, una stagione nata male, malissimo, fin da Auronzo di Cadore, uno spogliatoio in frantumi dove è inutile che Ciro neghi, ma Ciro Immobile è stato tra quelli, adesso si può dire serenamente, insieme a Luis Alberto, insieme a Romagnoli, insieme ad altri che hanno alzato i toni dentro lo spogliatoio della Lazio, chi per un motivo e chi per un altro. Poi le parole di Lotito, ragazzi, in conferenza stampa è chiaro che fossero delle stilettate verso Immobile, che pretendeva magari, posso dedurre, di giocare, perché lui semplicemente era Ciro Immobile, però non si reggeva più in piedi. Ci si è lasciati proprio nel momento sbagliato. Perché? Perché nel corso di questo anno si sono incrinati tanti rapporti, a cominciare da quello tra Ciro Immobile e Lotito, che era un rapporto, uno di quei soliti rapporti padre-figlio di cui vi ho parlato spesso e che per me sono stati la rovina, o meglio una delle cause principali che hanno portato a questa annata fallimentare. Si è irrigidita questa posizione, Ciro, si è irrigidito il rapporto di Ciro con alcuni compagni, e quindi in questa estate tumultuosa per la Lazio, in cui è stato letteralmente disciolto lo spogliatoio della Lazio, nonché la vecchia guardia, ragazzi, lo spogliatoio è completamente nuovo, ragazzi, sono andati via tutti, in 2 anni se ne sono andati via tutti, Milinkovic, Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile, cioè ancora oggi parlandone mi sembra assurdo che in un batter d'occhio siano andati via tutti. Cioè, questa è una situazione incredibile, ecco. Tanti tifosi che insultano Immobile, che lo offendono, ci si lascia male, ci si è lasciati male. A me sta cosa dispiace tanto, io mi auguro che possa rientrare il prima possibile, perché Ciro non è uno qualunque. Ciro nella storia della Lazio
è tanta roba. E vi ripeto, ve lo dice uno che lo voleva vendere già da un anno fa. Però ragazzi miei, per favore, ci sono modi e modi di salutarsi. Non si può dimenticare in un batter d'occhio ciò che è stato fino a 2 anni fa. Non è giusto. La riconoscenza è importante. Ecco perché mi incazzo quando qualcuno di voi mi descrive o mi vuole far passare per irriconoscente, oppure mi pento adesso che è stato ceduto immobile, mi pento di aver sponsorizzato la sua cessione. No, io sto qua, io ci metto la faccia sempre, amici miei, nel bene e nel male. Io sono tra quelli che da 2 anni voleva la cessione di immobile, ed oggi sotto questo punto di vista sono felice che sia andata a finire così, ma perché erano i tempi maturi per tutti. Però poi c'è l'aspetto umano, c'è la riconoscenza verso un campione che ha dato alla Lazio tantissimo. Ecco, io nel mio piccolo faccio un appello. Ciro, sono sicuro, ma non ho dubbi, che acquisterà una pagina di un quotidiano per ringraziare tutti, e mi auguro che quello sarà l'occasione per riunire tutti i tifosi in un saluto e un ringraziamento per le tante cose che ha fatto. E poi, da contraltare, io ho a casa una cosa che mi fa venire il magone, che mi fa star male, ragazzi, ed è una cosa che vi ho mostrato a chi era in diretta ieri. A me, il giorno del mio compleanno, Marco che vedete nelle nostre dirette l'inverno, mi portò una foto di Ciro Immobile, pare fatta apposta, per un ragazzo, Alessandro, che appunto tramite Marco mi chiedeva la cortesia di fare un autografo, una dedica su quella foto per Ciro Immobile. E quella foto che io custodivo gelosamente rimane a Roma. Io ieri mi sono sentito con Marco e gli ho detto: Marco, lì che ci devo fare con sta foto, dimmi tu. Poi quando ci rivedremo gliela darò nuovamente. Ecco, mi dispiace. Poi qua entra in ballo un'altra cosa. Vi ho parlato poco fa di Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson, adesso Immobile. È durissima, no, per noi è durissima, per i giovani tifosi della Lazio. Ieri mi torna Fabrizio, che era uscito con mia moglie, mi torna ieri sera, ci aveva muso lungo. Ragazzi, siamo onesti, noi cinquantenni, sessantenni, settantenni, ottantenni, novantenni non abbiamo vissuto il terremoto che stanno a vivere tutti sti ragazzi. Siamo onesti, veder partire tutta sta gente così tutta insieme, il giovane si aggrappa, no? Ha bisogno di un idolo, di una persona, di un giocatore, al quale ispirarsi, col quale vantarsi. Adesso la Lazio stanno tutti i giovani ragazzotti. E la speranza è che all'interno di questo gruppo di giovani ragazzotti ci sia qualcuno che possa stimolare le fantasie dei giovani tifosi. Ecco, è davvero un anno zero, ragazzi. Per chi ancora non l'avesse capito, dopo la cessione di Ciro Immobile è davvero un anno di rifondazione totale. Fateci caso, da tutte le parti è cambiato il fuoco. Non andremo più alla Paideia, andremo all'Isokinetics, se ho capito bene, a fare le visite. Sono cambiati i medici sociali. Ragazzi, c'è un cambio drastico, totale, sotto tutti i punti di vista. La Lazio si sta proprio rifacendo il trucco totalmente, proprio in maniera drastica. Quando invece magari certi cambiamenti dovevano iniziare 2-3 anni fa, gradualmente cambiare le cose, perché farli così è anche un rischio enorme. Poi magari di questo ci sarà spunto per parlarne. Ecco, sono un po' turbato, credo sia anche normale, no? Permettete anche a un uomo di 50 anni di essere turbato per questa estate che stiamo vivendo.
chi si sarebbe aspettato una Lazio così protagonista nel mercato? Poi se è protagonista in negativo o in positivo lo scopriremo solo vivendo. Però di certo in Italia se c'è una squadra che sta facendo mercato, quella è una sola, è la Lazio. Sono decisioni illustri di trattative che vanno avanti numerose, insomma un mercato in cui la Lazio ha cambiato velocemente, questo già è anomalo, e tanto, è questo il discorso, e tanto. E in tutto questo tourbillon abbiamo perso i giocatori che ancora rappresentavano in qualche modo la Lazio, no? Luis Alberto, le sue follie, meno male se lo siamo tolto dai scatole, questo è un parere personale. Felipe Anderson, che adesso viene descritto, la gente già si è dimenticata, viene descritto per il giocatore incostante, cioè ragazzi, Felipe Anderson ha giocato per 2 anni di fila senza saltare una partita, ancora oggi è il giocatore in Europa che detiene questo record, lo deterrà per tanto tempo. Ma che state, come si fa a criticare Felipe Anderson? Ecco, Felipe sarebbe stato perfetto come chioccia in questa nuova Lazio, vi dico la sincera verità. Mentre vi dico la verità, aprendo questo discorso, Ciro non ce lo vedevo proprio a fare la chioccia ai giovani, ma proprio per niente. Ma proprio zero de zero de zero. Felipe è quello che dovevamo far di tutto per farlo rimanere, però poi nel caso di Felipe è subentrata la sua voglia, ora che è diventato papà e si è sposato, di ritornare in patria, e credo sia anche giusto così, sia davvero normalissimo così. Insomma, è un risveglio abbastanza tumultuoso, vi devo dire la verità. Poi adesso a livello tattico cosa accadrà, cosa non accadrà. Secondo Baroni, Noslin è il nuovo attaccante centrale, si alternerà con Castellanos, ma io una cosa, poi adesso speriamo che la telenovela Greenwood, che probabilmente concluderà entro questa settimana, possa per una volta, perché queste telenovele sono sempre chiuse male, per una volta concludersi in maniera a favore della Lazio. Magari Greenwood potrebbe nuovamente riaccendere gli entusiasmi dei tifosi, soprattutto dei giovani tifosi. Io continuo a dire che la Lazio ha la possibilità di fare un mercato top con 2-3 mosse senza spendere molti soldi, lo ribadisco ancora una volta per quanto mi riguarda. Baroni vede Noslin titolare? Bene, vendi Castellanos, il Girona ha pareggiato l'offerta che ha chiesto dalla Lazio, che però continua a ritenerlo incedibile, 20 milioni di euro, vendi Castellanos, prendi Dia che è bloccato per altri pochi giorni perché poi andrà al Bologna, altrimenti prendi Dia, 10 milioni di euro, già un accordo chiuso da un mese, di quei 20 per Castellanos hai sistemato l'attacco, con Dia Nossi ti rimangono 10 milioni di euro, vai dal Feyenoord, gli dici va bene, vi piace Isaksen, dai Isaksen, prendi di Stanks. Se c'è da dare qualche piccolo soldino, daglielo al Feyenoord, t'avanza pure qualche soldo. Cioè ragazzi, la Lazio fare il terzino già l'ha preso, magari con quei pochi soldi che t'avanzano riesci a fare un altro terzino. Ragazzi, a quel punto la squadra l'hai fatta, e l'hai fatta pure bene, guarda cosa ti dico. Dove ha tante incertezze legate alle scommesse di questi giovani ragazzi, ci metti qualche certezza dentro. E mi fai una squadra davvero quadrata, importante. Cioè la Lazio per me ha la possibilità di costruire una rosa di qualità, ancora ce l'ha. Perché dico questo? Perché parto dal presupposto che la qualità della Lazio di oggi è un grande punto interrogativo. Non lo può sapere nessuno di noi. Lo sapremo tra 4-5 mesi, se questa Lazio è una squadra di qualità o no, altrimenti non lo sapremo proprio. Tante incognite su questa Lazio, tantissime amici miei, tantissime. Allora,
Vi ricordo che stanotte partiremo per Alonso di Cadore, cambierà drasticamente la programmazione del canale, non ci saranno più video programmati, ma live al momento, in ogni situazione. Quindi ragazzi, perché non ho il tempo materiale di mettermi al computer per ore ad editare, visto che starò praticamente sempre con Fabrizietto allo Zando e Giacomo. Quindi ragazzi, è importante assolutamente che attiviate le notifiche, perché appunto la programmazione da qui a mercoledì prossimo sarà questa, va bene? Io mi fermo qua, vi mando un forte abbraccio, fatemi sapere un pochino cosa ne pensate nei commenti, spero che sia chiaro il mio pensiero, perché io dico la verità, c'è un amico che mi segue da sempre ed è presentissimo, che ieri con un suo commento mi ha un po' toccato, e ce l'ho con Eugenio, perché Eugenio durante la live di ieri dice: Manuel, adesso che Mobile è stato ceduto ti ricredi? No, spero di essere stato chiaro per l'ennesima volta, è giusto, sono d'accordo con la cessione di Mobile, andava venduto l'anno scorso, lo ribadisco, ma c'ho un cuore e una mente pur io, è un valore importante per me chiamato riconoscenza, e Ciro Immobile merita solo un grande, enorme applauso da tutti noi, indistintamente. Ecco, spero che Eugenio abbia chiaro il mio pensiero, mi dispiace, ripeto, perché se arrivava questo commento da qualcuno che non mi segue mai, vabbè, è nuovo, non mi conosce, ci sta. Ma Eugenio, ragazzi, è uno di quelli che ci sta sempre, che commenta ogni mio video, ogni mia live, tutte. E da lui ricevere un commento così, Eugenio, mi ha toccato un pochino, mi è dispiaciuto. Allora vuol dire che tutti questi mesi, tutti questi anni, sono stato chiaro col mio pensiero riguardo Ciro Immobile. Cioè, bene che sia andato via Ciro Immobile. Ragazzi, Ciro Immobile rimaneva alla Lazio, oggi ero incazzato fracico, ero avvelenato, ve lo dico, perché era un posto sprecato, un posto sprecato nella rosa, ve lo dico proprio onestamente, ci vado giù pesante in maniera cruda, ma è il mio pensiero questo. Però poi c'è Ciro Immobile per tutto quello che ha dato alla Lazio, e quel Ciro Immobile guai a chi lo tocca, guai a chi lo tocca, ragazzi. Vi mando un abbraccio, Eugenio, spero d'essere stato chiaro, non è, per carità, non è successo nulla, ci mancherebbe, è solo un chiarimento, però ci tengo che il mio pensiero sia abbastanza lineare anche per voi, perché allora vuol dire che ho dei problemi io a livelli di comunicazione, e sapete bene quanto per me è importante invece questo aspetto. Scusatemi per questo video lungo, vi mando un abbraccio forte, mettete un bel mi piace, commentate questo video, sapete che vi leggo tutti sempre, e quindi amici miei, un saluto grandissimo a tutti voi, ciao da Manuel, forza Lazio, e grazie di tutto Ciro, e buona vita. Thank you.
me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.